Ma questa è una squadra che mette in difficoltà chiunque. Sapevamo le grandi difficoltà di questo avversario. Chi ha avuto la fortuna di verli lunedì in TV? Una squadra che atleticamente è molto forte, ritmi molto alti, riesce a pressare, sono 10 giocatori intercambiabili. E se non sei attento queste partite qua le perdi. Addirittura molte delle squadre che hanno giocato con loro spesso si sono trovate a dover recuperare, vedi Perugia lunedì sera, a recuperare, se non sbaglio, 12 punti, 13 punti. Era successo anche a Treviglio. È una squadra che veniva, al di là della sconfitta di Perugia, credo da 5 vittorie consecutive. Quindi erano 5 su 6 nell'ultimo mese e mezzo. Era davvero difficile come partita, la temevo moltissimo. L'avevo detto da sempre, da quando dovevamo incontrarla nel periodo della neve. Fortunatamente l'abbiamo presa in un momento buono, dove sia Guarino che Manuel stanno risalendo e erano importanti. Però devo dire che poi alla fine tutti, chi ha giocato meno, chi ha giocato di più, tutti hanno dato quel qualcosa per vincere una gara del genere. Perché comunque siamo poi stati sempre avanti, a parte credo il primo quarto siamo scesi sotto di qualche punto, ma in linea di massima siamo stati sempre avanti. E non è facile con un avversario del genere. Non abbiamo perso mai la testa. Nel momento più difficile, forse nel terzo quarto, quando abbiamo subito quei tiri da 3 punti, ma era una scelta che volevamo, quelli di Chiumenti, perché obiettivamente per le percentuali che hanno, per i giocatori che hanno, preferiamo che tiri Chiumenti piuttosto che tirino altre persone. Quindi al di là di quello che possono pensare gli altri, ci sono dei momenti in campo, delle scelte che uno deve fare, e noi avevamo scelto quello, quindi ci stava bene quello e le percentuali ce lo dicevano. Un giocatore che fino ad oggi aveva fatto 4 su 21 significa che ha tirato pochissimo in tutte le partite, le medie non sono sicuramente alte. Poi se fa 3 su 5, 3 su 6 quello che ha fatto, mi sta bene, la partita l'importante è che la vinco. E soprattutto l'importante è che non tira Loschi, che è quello che ha percentuali alte, che non tira Prandini, che non tira Venuto. E noi questo l'abbiamo fatto. E la partita andava letta in quest'ottica qua. Devo dire che la squadra in campo l'ha interpretata benissimo. Siamo usciti sempre dalle situazioni di pressing. Abbiamo perso dei palloni solamente quando abbiamo fatto all'inizio, nei primi 2 quarti, con un po' di sufficienza, alcuni passaggi lenti. Ma nel complesso il pressing l'abbiamo sempre attaccato. Abbiamo letto le situazioni di difesa zona quando si adeguavano. Ed è chiaro che in quei momenti il playmaker è fondamentale, quindi l'apporto di Guarino è determinante, le letture sue sono state determinanti. Però devo dire che anche Marcante oggi ha sfoderato una prestazione, al di là dei pochi punti che ha fatto, ma di notevole impatto. Quindi qui ritorno nel complesso, lo stesso Gagliardo, mentre oggi Iannuzzi è sceso un po', Gagliardo oggi è stato superiore, in difesa è stato molto più presente di Antonio. Per cui questo è il nostro grande vantaggio. Nelle altre partite hanno dato di più magari Iannuzzi e magari Barrillo e gli altri, oggi sono stati altri giocatori a venire fuori. Ci dà soddisfazione, ci lascia contenti, ci fa pensare che forse il lavoro che stiamo facendo piano piano ci porterà dove vogliamo andare. Sì. Perché purtroppo serve questa squadra. Sì. Il break del match, la svolta del match che l'ha data Cardozo. Manuel, alla certo. Fine la bilancia pende sempre su quello, insomma. Ma credo che sia anche normale. Una volta gli annunzi, un'altra volta gli dona, poi. Sì, ma è normale che poi nei momenti decisivi ti devi affidare anche ai giocatori più importanti che noi abbiamo. Un flash te lo faccio e torno un po' indietro per esperienza. L'anno scorso Trapani ha vinto il campionato con 5 giocatori. Giocavano sempre 5, dall'inizio alla fine. Io non avrei scommesso una lira, come non l'avevo scommessa quest'anno su Napoli, che potesse essere prima. Mi stanno smentendo perché quei 5 stanno andando benissimo. Poi bisogna vedere alla fine se vinceranno. Trapani l'anno scorso ha vinto, io non me lo sarei mai aspettato. Ha vinto al secondo giro, perché nel primo giro aveva perso 3-0. Nel secondo playoff è riuscito a ribaltare con Ostuni e ha vinto. Quindi dico che nei momenti importanti è chiaro che una squadra del genere dove ha 5 ragazzi e nei senior alla fine abbiamo anche uno come Idioà che è abbastanza giovane, è normale che nei momenti importanti si affidi a 2 giocatori importanti, è fuori dubbio, è giusto che sia così. Quindi è chiaro che poi sarà importante la tenuta fino alla fine. Questo il problema è che Trapani aveva 5 giocatori, ha giocato in 5, tutti e 5, 4, sì. 5 importanti. Sì. Noi sicuramente, no, noi probabilmente ne abbiamo 3 importanti, 2 sono più di sostanza e poi abbiamo 5 ragazzi che però stanno più tempo in campo rispetto a quello che era Trapani. Trapani sostanzialmente i ragazzi non avevano grande minutaggio, forse l'unico, per tornare sempre a un esempio che abbiamo visto lo scorso anno, l'unico era Cantagalli che stava più in campo.
noi probabilmente abbiamo più ragazzi che possono stare in campo. Lo stesso Pongetti, Parrillo, lo stesso Panzini in alcune occasioni è stato determinante anche lui, voglio dire. È chiaro che poi il momento importante lo devono gestire i giocatori più esperti, è giusto che sia così, che il tiro importante lo prendano quei giocatori là. Il problema è che siamo una squadra Guarino dipendente, però è così. Ma tutte le squadre con Guarino sono Guarino dipendenti, perché tutte le squadre quando non gioca Guarino, come playmaker, che è un giocatore importante, se non il miglior playmaker del campionato, è normale che se non c'è lui soffrono, ma questo credo che sia naturale. Se a una squadra gli levi il miglior giocatore a qualsiasi sport, probabilmente ti diranno che sono dipendenti da quello lì. L'importante è che anche quando poi le situazioni tattiche possono far fare meno punti a Guarino, l'importante è che le letture siano quelle giuste. Per cui, ad esempio, a Matera Guarino è stato meno tempo in campo, sia per una situazione falli, e comunque la partita alla fine l'abbiamo vinta lo stesso, no? Le cose le abbiamo fatte lo stesso, per cui io credo che, come sempre accade nei momenti importanti e in alcune partite tipo questa di oggi, che era molto difficile dal punto di vista delle letture, dell'aggressività, dell'agonismo, quindi era giusto che giocatori come Manuel e come Guarino venissero fuori. Comunque Lotti, non è simpatico parlare dei colleghi, però mi sembra un allenatore forse sottovalutato per molti. No, non è sottovalutato, è un allenatore quotato, sì. E poi ogni anno riesce a fare buone cose. Sì, le sue squadre sono molto aggressive ogni anno. Lo scorso anno anche a Treviglio è arrivato a giocarsi la semifinale con Ostuni e ha perso con Ostuni. Vincendo ad Ostuni poi ha perso anche in casa una partita. Ma le sue squadre sono a livello agonistico sempre molto forti. Se ti ricordi Fidenza, lui allenava Fidenza quell'anno, Fidenza era una squadra che a livello di rimbalzi, di atleticità, ti metteva in difficoltà. Quindi sicuramente è un bravissimo allenatore, io ho grande stima di lui, ogni volta che gioco contro lui è difficile. Ho fatto anche il playoff con Teramo, l'anno abbiamo vinto, lo ricordavamo stamattina, era finita 2-0 per Teramo, ma la prima partita, gara 1, l'abbiamo vinta e loro hanno sbagliato il tiro della vittoria all'ultimo secondo. Poi abbiamo vinto noi a Cremona, gara 2, è finita 2-0 perché era 2-3, erano quarti di finale nel 2001, campionato di B1. Ma ogni volta che gioco con le sue squadre è così, sono partite combattute al massimo, sempre. Quindi ho grande stima di questo allenatore e delle squadre che allena ogni volta. Quindi gli faccio i complimenti, gliel'ho fatti stamattina perché avevo visto la sua squadra, gliel'ho fatti anche stasera. Grazie. Allora, no. L'ultima cosa, visto che siamo arrivati al suo secondo posto, perché parliamo un pochino del campionato. Ce l'abbiamo fatta. Adesso lo molliamo. Sì, no, è difficile, tutto sommato. Però tu ci hai sempre creduto, a dire la verità, quando ci sentivamo. Anche perché il Capodopando si era rinforzata nel frattempo. Sì, invece sì. Poi ecco, è importante effettivamente questo secondo posto, o comunque, come dicevi prima... Secondo me è relativo, perché poi i playoff, quello che dicevo anche stamattina con Lottici, poi i playoff può succedere tutto, puoi vincere fuori, puoi perdere in casa, può succedere qualsiasi cosa. È chiaro che uno non può stare a fare i conti, se faccio secondo poi incontro quello o quell'altro. L'obiettivo è vincere, piazzarsi nel miglior posto possibile e poi giocare i playoff, basta. Andiamo avanti e cerchiamo di crescere, miglioriamo e arriviamo ai playoff nella migliore condizione possibile, è quello che dobbiamo ottenere. Conti li facciamo alla fine. Grazie a tutti.